Non mi sbagli in cose. Cosmi? Mi sbagli in cose. Non me lo sbagli in cose. Come andrà a finire questo? Me lo sbagli in cose. Aia. Ve lo sento. Non me lo sbagli? Non me lo sbagli in cose. Ah. Oh, me sbagli. Ma no, ce n'è una, però lei va. Lei ha barato. No, allora lei ci tiene. Me sbagli grossi, te spargo la gamba. Scusi Cosmi, ma c'erano tre petali, li ha strappati insieme, quindi. E poi cosa sta facendo con la margherita, anziché allenare i giocatori? Che c'è? Non mi devi sbagliare, Cosmi. Sì, abbiamo capito. Cosmi ci sente? Cosmi! Cosmi, spargo la gamba. Cosmi! Cosa sta facendo? Buonasera, stavo spiegando gli schemi ai miei calciatori. Con la margherita li spiega, con la lavagna si spiegano gli schemi. Provato con la lavagna. Non riesco a sfogliarla. Ma non, ma si sfoglia, certo. Ci si scrive sopra. È difficile col cacciavite, ci ho provato, ma non aspetta, ci riesco. Non si usa il cacciavite, si usa il gesso per scrivere sulla lavagna. Cosa ride? La ringrazio, il signore gentilmente ha dato una battuta. No, è la verità. Materazzi ci ha fatto ridere, ma sta no, battuta. Ma a parte che Materazzi è Materazzi. Ma da che mondo è mondo, il gesso si usa per riparare la gamba quando si spezza. Ma sì, perché? Perché sbagli cross. Non per spoccare la lavagna. Ma non per spoccare la lavagna. Lei poi non si calma mai, è sempre con i sudi giri. Stia un po' tranquillo, si fa i pettorali, si rilassi, si faccia una canna, non lo so, non ha qualcosa per stare tranquillo, non ce l'ha lei? Aiuto. Un hobby, un qualche, uno svago. Magari non ironizzerei su queste cose degli hobby stravaganti. Ma no, poi parola stravaganti non l'abbiamo usata. Diciamo che io se ha degli hobby. Ma ce n'ho parecchi di hobby. Sì? A parte spaccare la gamba, intendiamo. No, quello è lavoro, No, mi piace il giardinaggio. Ah sì? Bravo. Faccio giardinaggio. Bravo. Rilassa quello, no? Mi piace fotografare gli accoppiamenti degli insetti. Vabbè, sì. Come fa? Il grillo talpa che si prende il bruco. Ma cosa? Non, sì, non credo. Mi piace la farfalla che gli infila. No, senta, Cosmi. Abbiamo capito. Non importa. Lei ha una visione del sesso un po' particolare. Un hobby normale non ce l'ha. E diciamo che c'ho il mio hobby principe, diciamo, è ascoltare la musica. Classica, musica. Di cui ne vado. Di cui ne vado ghiotto. Sì, non è una parola ghiotto. Che si va ghiotti della musica, Ecco, questo è per esempio. Ho portato una canzone, bravo. La quarta di male. Ce la fa sentire? La quarta sinfonia. Ma se la mangia? Se la mangia. Ne vado ghiotto. Ma no, se non si mangiano, le cassette si ascoltano. Ma perché? Ce la canta lei adesso, la quarta di Mahler. Magari non ironizzerei. Ma guardi, che ci ascoltano. No, vabbè, diciamo allora mangiamola la musica. Io ho un musicista classico straniero che è il mio preferito. Che sarà male a questo punto. No, non è. No? Beethoven? No, non è. E chi è? Bud Spencer. No, Bud Spencer non è un musicista. L'altro giorno sono andato alla Scala a vedere un concerto di Bud Spencer. Ma non ci sono i concerti di Bud Spencer. Ma più che altro lui praticamente è più un percussionista. Ma che percussionista? Ma sbagliato il grosso e mo paghi. Ma che percussionista? La gamba di spezzo come un grissino. Aspetta, ho preso la moglie e sono andata alla Scala con tutta la famiglia. Ho detto, famiglia. L'ho presa così. Ma pare che sanno camminare. Non sono zainetti, saranno esseri umani. A vedere il concetto di Bud Spencer. Le è piaciuto? Cos'è? Abbiamo applaudito alla fine. Famiglia, mi piace. Che bella serata in famiglia, Magari non ironizzerei su questa famiglia. No, non volevamo ironizzare, ci scusi. A un certo punto è successo un fatto spiacevole. Ma, cioè? Sono uscito fuori dalla Scala con la mia famiglia. Sì, a braccetto, diciamo. Adesso, ragazzi, andiamo in macchina. Certo. Dov'è la macchina? Dov'è la macchina? Ma succede, si dimentica dove sei stato. Macchina! Macchina! Ma è un cane, non è che la chiami la macchina. Non è cavallo di Zorro, Non trovavo la macchina. E dov'era? C'era un parcheggiatore. A un certo punto un magrolino piccolino accasciato in un angolo, così. Era moribondo. Era poverino, parcheggiatore, vieni qua, parcheggiatore. Dove l'hai messa la mia macchina? Così? Parcheggiatore. No, dove l'hai chiesto? Per sbaglio l'ho data a un altro, scusi. L'ha data a un altro il parcheggiatore? Ma può capitare. No, mo l'ho presa. L'ho mollato, ho detto scusi. Chissà cosa gli ha fatto. Poi. No, niente, indovinate com'è andata a finire. Gli ha fatto fare un cross e ha spaccato la gamba. No, gli è andata bene al parcheggiatore. Perché? Perché il mio pallone era rimasto sulla macchina. Quindi... Io ho spaccato direttamente la gamba. No, poverino. Ma c'è la pubblicità che cambia canale, sbaglia il cross. Se qualcuno dei suoi sbaglia un cross, si spezza una gamba.